Buonasera a tutti, benvenuti. E stasera presentiamo un libro molto particolare, nel senso che non è, è un saggio chiaramente, quindi non è uno dei libri soliti che si presentano qui al Mangiaparole, però penso che possa essere interessante da, come dire, da affrontare. E vi presento Fabio Nardelli, psicoterapeuta, seguace di Wilhelm Reich, che è un po', come lo definisce lui, il cattivo maestro della psicanalisi. Tra i primi discepoli di Freud, se ne distaccò poi per, come dire, per portare avanti un proprio percorso psicanalitico personale, e fu comunque molto osteggiato nell'ambiente, e quindi fu arrestato e morì. Ma arrestato perché? Per le sue idee. Per i libri che scriveva e pubblicava. In realtà, calcolo, siamo nel 57, in pieno maccartismo. Reich era stato militante del Partito Comunista Tedesco, e aveva avuto contatti anche con la Unione Sovietica negli anni 20, quindi già quello non deponeva a suo favore. Ma soprattutto i suoi scritti creavano dei problemi, sia di tipo morale, etico, ma soprattutto anche politico. In realtà Reich viene considerato, per chi lo conosce, l'antesignano della antipsichiatria, quella che in Italia poi arriverà con Basaglia, Antonini, e all'estero là in Cuba, c'è tutto il movimento che porterà alla chiusura del manicomio, a vedere i manicomi e quel tipo di psichiatria come una funzione non curativa del paziente, ma come un mezzo di controllo sociale da parte dello Stato. Di questo se ne parla nella prima parte. Brevemente, Reich praticamente è stato il primo che ha inventato la terapia corporea, cioè oggi è più conosciuta forse la bioenergetica qui in Italia, no? E in realtà la bioenergetica è stata fatta da un allievo di Reich, Alessandro Lowen, che però era allievo di Reich prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, poi partì per la guerra. Quando tornò, Reich era già diffamato, quindi non finì la terapia, in realtà, Lowen. I principi sono gli stessi, però lui, Lowen, almeno tra molti altri autori, è stato, ha citato Reich come suo, diciamo, iniziale percorso. Tutte le psicoterapie cosiddette corporee hanno rubato a piene mani da Reich, senza citarlo, perché Reich purtroppo, allora, nel periodo iniziale lui era, diciamo, giovanissimo, era il terzo, diciamo, pupillo di Freud, dopo che Freud aveva litigato già con Adler e poi con Jung. Reich entra giovanissimo, a 20 anni, nell'associazione psicanalitica, lui era già medico psichiatra, e si interessa alla psicanalisi, che comunque in quell'epoca aveva contribuito, già all'opera di Freud, a una grossa rottura sulla malattia mentale.